Summerstein Home Festival 2018, ciao ragazzi. Ciao. Io partirei subito con i nomi, cioè in realtà da dove nasce un po' il gioco Summerstein? In realtà è un gioco di nome un po' casuale, perché sono i nostri nomi di infanzia che casualmente non stanno così male insieme, quindi abbiamo deciso di essere Summerstein. Ottimo, la passione per la musica quando nasce? Quando iniziate a... Allora, io sono figlio di due musicisti, quindi in realtà la musica è sempre stata con me da sempre. Poi insomma il genere è un po' cambiato rispetto ai miei esordi, però sì, insomma è sempre stata una costante. Io sono cresciuto, cioè sono nato con un fratello e una sorella adolescenti, quindi ho vissuto gli anni 90. Ottimo. Le MTV Generation. Le MTV Generation. TRL. Da Nirvana, Madonna, ascoltavo davvero di tutto, quindi c'era del bel mainstream negli anni 90, quindi è stato un po' quello, secondo me, a farmi diventare più un performer. Sì, esatto, prima pensavo, mi immaginavo più un performer, poi ho approfondito con la musica. Ok, sicuramente nell'era 2000 arrivano i talent, no? Avete partecipato a X Factor, ma io non mi fermerei qua, perché secondo me c'è tanto altro per me di voi. E vorrei parlare un po' dell'outfit, perché quando vi esibite riuscite a lanciare lo stesso messaggio nella canzone, nei brani e ovviamente nell'impatto visivo, nell'outfit che mostrate. Assolutamente sì, per noi come diceva David Bowie, Sound and Vision è un tutt'uno, la performance e anche Rocky. E stasera, tra l'altro, esatto, sarà abbastanza estremo. Questo voglio sapere, cosa vediamo stasera? Allora, stasera i make-up di? Allora, di Matteo Carlomusto, che è un designer emergente super figo, che abbiamo scovato un po' tra l'internet remoto. Siamo tanta ricerca tra emergenti. Ok. E lui è molto estremo, però è molto figo. Ci piace, quindi. Ottimo. Ragazzi, io vi chiedo, le vostre passioni, non so, tipo il cinema. Sì. Se vi dovessero chiedere di fare, non so, la colonna sonora di un film, cosa fareste? Magari siamo rivestiti, ascoltati, però, siamo rivisti molto nella storia, sia nella colonna sonora di Call Me By Your Name, degli omosessuali, quindi... Quindi sì, ci piacerebbe molto lavorare con quel Guadagnino. Ok, tra l'altro ti dirò di più, sono di Cremona, quindi il film è stato girato dalle mie parti, nelle campagne. E anche noi siamo di quella zona lì. Sì. Provincia di Brescia, quindi. Cioè, poi diciamo che la nostra storia si lega un po' alla storyline del film, no? Quindi, cioè per noi è stato anche un po' come rivivere la nostra, non so se dire. Troppo. Vi chiedo proprio l'ultima cosa, prima di salire sul palco, se avete un rito scaramantico, se vi portate qualcosa prima di un concerto, non so. Avete un qualche mistero da svelare ora o mai più? Ma ci trucchiamo e poi ci diamo un bacino per salire sul palco. No, è un po' troppo... Sì, è un meloso, vero? È un po' troppo da coppia... Dal Albano e Romino. Però dai, dobbiamo un po' compensare nella vita tutta l'aggressività che mettiamo sul palco magari. Allora in bocca al lupo per stasera, grazie mille. Grazie.